Andrea Candeloro, allora, solito handicap dopo due minuti, però poi la squadra davvero ha dato tutto e specialmente nel finale meritava di vincere probabilmente. Sì, che abbiamo... vedi? Prendiamoci il buono, no? Prendiamoci il primo punto in casa, che è già una cosa positiva. Sulla partita pronti via 2-0, purtroppo questa è una cosa che ci sta condizionando tantissimo negli ultimi... o forse da inizio campionato, in realtà non negli ultimi, da inizio campionato, e ci stiamo lavorando tanto. Penso sia soprattutto una questione di testa, quindi ho fiducia che il mister con i ragazzi riesca a risolvere questa problematica, anzi ne sono certo. E poi c'è stata una grande reazione di cuore, d'orgoglio, di talento, e prendiamoci questo punto, la classifica si accorcia, qualche risultato ci è andato a favore e ci continuiamo a credere sempre di più. Classifica perché poi è strana, Andrea, perché comunque abbiamo visto un buon avversario, un Banatudis che comunque occupa la stessa posizione nostra. Sì. È davvero tutto aperto ancora? Sì, assolutamente sì. La classifica è diventata davvero molto corta. Questo è un mercato poi molto difficile dove qualche squadra si rinforzerà, speriamo chiaramente noi, qualche squadra ne uscirà con le ossa rotte perché ci sono tanti movimenti a volte anche solo per prendere, ecco, questo è il discorso. Quindi abbiamo secondo me delle importanti opportunità, possiamo fare bene. Grazie Andrea. Grazie.